L'ultima volta era successo col Covid, adesso è scattata la psicosi per la guerra, ma anche l'ansia per i rincari, una paura che si traduce nell'accaparramento che svuota gli scaffali dei supermercati con acquisti impulsivi di generi alimentari come farina, pasta e oli innescati dalla fobia di mancanza di forniture. Una condizione che risulta essere del tutto ingiustificata visto che i prodotti ci sono. A spiegare la reale situazione al TG8 il direttore marketing di Conad Adriatico, Federico Stanghetta. Questo allarmismo è un allarmismo ingiustificato perché i prodotti non mancano, farina ce n'è, pasta ce n'è, i prodotti ci sono tutti. Ovviamente in questo momento, siccome le persone chiedono il triplo della produzione, si fa fatica a ripristinare le scorte, sia per noi che per l'industria che produce. L'unico prodotto soggetto al razionamento risulta l'olio di semi di girasole, dato che l'Ucraina è uno tra i maggiori fornitori al mondo. L'olio di girasole che in effetti è mancante perché è prodotto principalmente in Ucraina e quindi in questo momento ovviamente le aziende, le fabbriche sono chiuse e quello che ne porti, il porto di Odessa ovviamente è bloccato, quindi l'olio di girasole non c'è. Quello che più preoccupa per questo prodotto sono due elementi. Il primo elemento è che in questo momento viene seminato il girasole per essere raccolto quest'estate e in questo momento ovviamente purtroppo la tragedia è in corso, nessuno pianta il girasole in Ucraina e la produzione, il raccolto estivo sarà piccolissimo e non consentirà di coprire il fabbisogno. Qual è il fabbisogno? Il fabbisogno è che l'olio di girasole viene usato nella ristorazione, viene usato nell'industria alimentare per conservare i prodotti. Viene usato come ingrediente in tantissime ricettazioni, merendine, biscotti, dolciumi, cioccolate, insomma è in tantissime referenze perché ha sostituito, se ben ricordate, l'olio di palma che venne additato dalle associazioni in quanto insomma, faceva male alla salute, secondo alcuni, secondo altri no, e in quanto per fare l'olio di palma molte aziende deforestavano gli impianti verdi del nostro paese. Quindi questo olio di girasole è stato assolutamente usato. In un negozio possiamo dire che in un supermercato come quello che vedete oggi, circa 1500-2000 referenze hanno più o meno dell'olio di girasole dentro. Le maionesi tantissimo, ovviamente i biscotti un po' meno. Quindi questa è la situazione dell'olio di girasole e quindi l'abbiamo razionato, ma finirà assolutamente.